continuiamo la lezione dopo la pausa e continuiamo con Mirice. Allora, di Mirice noi abbiamo letto il brano, abbiamo letto il tuono e abbiamo letto il 10 agosto. Adesso facciamo un passo indietro e leggiamo la prefazione alla terza edizione di Mirice, importante perché questa edizione risale al 1894. Praticamente qua Pascoli ci dice che dedica l'opera al padre. Rimangano questi canti sulla tomba di mio padre. Sono frulli d'uccelli, stormire di cipressi, lontano cantare di campane. Non disdicono a un camposanto. Di qualche lacrima, di qualche singulto spero trovar perdono, poiché qui, meno che altrove, il lettore potrà o vorrà dire: che me ne importa del dolor tuo? Uomo che leggi, furono uomini che aspersero quella tomba, che apersero quella tomba, e in quella finì tutta una fiorente famiglia. E la tomba, ricordo un'usanza africana, non spicca nel deserto per i candidi sassi della vendetta, è greggia, tetra, nera. Ma l'uomo che da quel nero ha oscurato la vita, ti chiama a benedire la vita, che è bella. Cioè sarebbe, se noi non la guastassimo a noi e agli altri. Bella sarebbe, anche nel pianto, che fosse perugiada di sereno, non scroscio di tempesta. Anche nel momento ultimo, quando gli occhi stanchi di contemplare si chiudono come a raccogliere e riporre nell'anima la visione, per sempre. Ma gli uomini amarono più le tenebre che la luce. Questa frase, se vi ricordate, è anche l'incipit della Ginestra, che in realtà è preso dall'Apocalisse. È più il male altrui che il proprio bene. È del male volontario danno, a torto biasimo alla natura, madre dolcissima, che anche nello spengerci sembra cuciculli e addormenti. Oh, lasciamo fare a lei, che sa quello che fa e ci vuol bene. Questa è la parola che dico ora con voce non ancora ben sicura e chiara, e che ripeterò meglio col tempo. Le dia ora qualche soavità il pensiero che questa parola potrebbe essere di odio ed è d'amore. Livorno, marzo del 1894. Allora, questo è, diciamo, il tributo che Pascoli fa al padre e risponde ad un'accusa. Che mi importa del tuo dolore? Perché dovrebbe importarmi della tua sofferenza? E Pascoli dà una lezione di vita perché dice: è la bellezza che nasce dal dolore. Quel padre che è morto mi spinge a dire che la vita è bella. Se vi ricordate, nel Fanciullino ha scritto che il fanciullo permette di vedere la cosa allegra anche nei momenti del dolore. Nel dolore ti riesce a mortificare e a farti ritornare con i piedi, nella gioia, scusate, riesce a mortificarti e a farti tornare con i piedi a terra. Vedete, quando dice che nel dolore, dice la vita, ecco qua, da quel nero che ha oscurato la vita, ti chiama a benedire la vita che è bella. Sarebbe bella se noi uomini non la guastassimo. Qua sta lasciando parlare il poeta fanciullo, che riesce a vedere comunque un qualcosa che va al di là del lutto, perché lo vede con gli occhi dell'innocenza. E dice fondamentalmente, altro aspetto importante, che sono gli uomini, ve lo dicevo nelle lezioni precedenti, sono gli uomini che danneggiano e creano il male, non è la natura. La natura è una madre dolcissima, in questo c'è una distanza con Leopardi. La natura è vista come una madre che rasserena perché appunto con la fine di tutto pone fine ai tormenti e ci culla, ci addormenta, anche perché la natura, un po' come dicevano i simbolisti, questo tempio in cui è presente uno spirito, se la si sa cogliere, se si sa cogliere l'anima presente nel mondo, dà la possibilità di trovare consolazione. Quindi in questo Pascoli si allontana a grande, diciamo, sotto tanti punti di vista da Leopardi. Allora, prima di andare a leggere altri componimenti da Mirice, guardiamo un po' questo schema che sintetizza un po' l'opera. Quindi, 9 edizioni, da 22 a 156 liriche, le sezioni sono 15 per criterio metrico, i testi sono molto brevi, sono incentrati sulla poesia umile e semplice, la poesia delle piccole cose. Ricordate il significato di Mirice. Che troviamo? Troviamo una natura che da una parte rasserena e dall'altra parte dà inquietudine, l'abbiamo visto con il tuono. Il forte simbolismo è il tema della morte del padre e dei cari morti che vengono ricordati in quest'opera. E poi abbiamo parlato un po' dello stile. A proposito dello stile, Contini, Gianfranco Contini, questo critico, dice una cosa interessante e qui vi ho schematizzato un po' il suo pensiero. È un linguaggio agrammaticale o pregrammaticale, estraneo alla lingua come istituto. D'altro canto, incontriamo in copia termini tecnici,
In abbondanza termini tecnici, tecnicismi che qualche volta sono in funzione espressiva, qualche altra volta si presentano sotto un aspetto più nomenclatorio. Che sta dicendo? Dice che il linguaggio di Pascoli può essere diviso in tre categorie: un linguaggio grammaticale, un linguaggio agrammaticale e un linguaggio postgrammaticale. Che cosa vuol dire? Linguaggio grammaticale è la lingua che segue le normali regole della conversazione, quindi soggetto, predicato, espansione, la lingua che segue le norme appunto di sintassi, di morfologia, eccetera. Quindi è la lingua della comunicazione, le frasi che noi leggiamo normalmente. La lingua agrammaticale o pregrammaticale, che è quella che vi ho individuato prima quando abbiamo letto il brano, appunto il tuono, è una lingua che si basa sulle onomatopee e sul fonosimbolismo. Che vuol dire? Vuol dire che più che al significato stesso della parola, dà valore alla forma, forma che deve rendere i suoni della natura. Rimbombò, che vuol dire? Vuol dire che ha prodotto un suono che si è articolato con l'eco. Ecco, questo è un esempio di linguaggio agrammaticale o pregrammaticale, che è tipico dei bambini. Il bambino, quando deve esprimere qualcosa, non lo chiama col nome giusto, ho visto il bau, per dire che ha visto il cane. C'è miau per dire che c'è il gatto, produce delle onomatopee. Lì il significante è più importante, cioè la forma della parola è più importante del significato. Per identificarti un oggetto, usa una forma che richiama il suono. Miau per gatto. Rimbombò è un verbo che mi fa, sì, mi fa pensare al tuono, però il rimbombare vuol dire che il suono si è ripetuto, grazie all'eco, appunto, è ritornato con più intensità. Ecco, questo è un esempio di linguaggio agrammaticale o pregrammaticale, quindi che precede la regola. E poi dice, c'è un linguaggio postgrammaticale, c'è un linguaggio settoriale, un linguaggio specifico, ed è quando Pascoli utilizza dei nomi particolari per indicare i fiori, le piante, gli animali in generale. Non dice ci sono degli uccelli, ci descrive proprio che tipo di uccello c'è. Questo ovviamente influenza il lessico. Il lessico di Pascoli è domestico, quindi abbiamo delle espressioni locali, anche dialettali, infantile quando usa le onomatopee, soprattutto quelle esplicite, il cri-cri, il don-don, queste cose qua sono delle onomatopee esplicite, e poi diventa linguaggio tecnico soprattutto nel campo della botanica. Nelle piante è molto ma molto attento. In questo si vede l'influenza del positivismo. Ma abbiamo detto che la volontà di Pascoli di usare questi tecnicismi non è legata alla volontà di rappresentare la realtà in modo oggettivo, no, risponde alla volontà di dar voce al fanciullino che dà nome a tutte le cose. Quindi il linguaggio botanico è specialistico, sì, ma anche letterario. Allora, andiamo a leggere i testi tratti da Mirice. Allora, cominciamo, sono sul vostro libro, cominciamo con Temporale che sta a pagina 564. Allora, un altro componimento breve è una ballata minima. Che cos'è una ballata? È un componimento chiamata anche canzone a ballo, formata praticamente da una strofa e da una ripresa, un ritornello. Il ritornello rima con l'ultimo verso della strofa. Questo è una ballata minima perché il ritornello ripresa è formata soltanto da un verso, un bubbolio lontano, solo questo è. Allora, e il componimento è formato da questi sette versi. Quindi la ripresa è un bubbolio lontano e la strofa va da Rosseggio fino a Gabbiano. Vedete, Gabbiano rima con lontano perché appunto è la ripresa. Allora, un bubbolio lontano rosseggia l'orizzonte come affocato a mare, nero di pece, a monte, stracci di nube chiare. Tra il nero un casolare, un'ala di gabbiano. Allora, questo componimento descrive un temporale, la ripresa, un bubbolio lontano. Bubbolio è una onomatopea implicita. Bubbolio vuol dire un brontolio, quindi da lontano si sente un tuono. Puntino sospensivo vuol dire che lascia in sospeso, perché appunto sta a sottolineare che il temporale si sta avvicinando. Adesso c'è la descrizione del paesaggio. L'orizzonte rosseggia come affocato, quindi l'orizzonte è rosso come se fosse in preda al fuoco, a mare. Perché rosseggia? Perché sull'orizzonte si vedono i lampi. Nero di pece a monte.
Quindi, se a mare il cielo è rosso per i lampi, verso la montagna è nero come la pece. Quindi, stanno arrivando non solo il temporale sta arrivando da mare, ma anche dalla montagna. E poi ci sono stracci di nubi chiare, quindi ci sono degli sprazzi in cui le nuvole sono più chiare, sono biancastre, sembrano lacerate. Tra tutto questo nero, un casolare, che è come un'ala di gabbiano. Quindi il casolare è bianco, spicca in mezzo a tutto questo nero come fosse un'ala di gabbiano. Allora, tra il casolare e l'ala di gabbiano c'è un'analogia, però vedete, soprattutto questa parte da nero di pece a monte fino alla fine è formato da frasi nominali, cioè manca il verbo. Il verbo è c'è, perché nel primo verso rosseggia l'orizzonte, il verbo è rosseggia, quindi l'orizzonte rosseggia come affocato a mare. Questo è un periodo normale, ha un verbo, ha una proposizione con il verbo. Poi, nero di pece a monte, qua manca il verbo. Stracci di nubi chiare, manca il verbo. Tra il nero, un casolare, ma anche il verbo, un'ala di gabbiano. È un componimento formato da frasi brevi in cui è molto presente la punteggiatura, sono frasi nominali, tranne la prima, quella che occupa i primi due versi, ed è tutto costruito sull'analogia. La casa è un'ala di gabbiano. L'ala di gabbiano dà l'idea della libertà, della possibilità di andare via, di non essere toccato dalla tempesta. La casa è avvolta nel nero. Nel nero c'è una casa bianca, è l'unico barlume di speranza, perché sappiamo che la casa diventa il simbolo del nido, ciò che protegge. Quindi nella tempesta, che potrebbe essere la tempesta della vita, l'unica certezza è questa casa, questo casolare che si staglia nel nero, proprio la capacità di proteggere gli affetti. Noi sappiamo che questa è un'idea che Pascoli ha, non è una certezza, tant'è che il nido viene completamente distrutto dalla cattiveria dell'uomo. In questo caso, l'immagine della natura è una natura che tormenta, non è una natura che rasserena, perché qua la serenità è data da questo casolare. Quando è che la natura rasserena? Quando l'immagine del casolare richiama l'ala del gabbiano, quando il fanciullino riesce a cogliere questa analogia. Se riesce a cogliere l'analogia, allora l'ala di gabbiano diventa immagine di libertà, di capacità di andare via e quindi si trova una consolazione per un'analogia con la natura stessa. Se invece ci soffermiamo a vedere la tempesta che sta arrivando, la natura tormenta. Adesso andate a pagina 566 e leggiamo Novembre. Novembre, altro componimento molto famoso di Pascoli, sono delle strofe sappiche composte da 30 endecasillabi con un quinario. In chiusura. Allora, la strofa sappica ovviamente si chiama così perché è stata introdotta da Saffo, ma era stata ripresa da Orazio e per quanto riguarda la letteratura contemporanea a Pascoli era stato Carducci ad averla reintrodotta nelle Odi Barbare. Allora, quindi diciamo che in questo si vede l'insegnamento di, come dire, l'insegnamento di Carducci stesso e della metrica barbara. Allora, di cosa parla? Parla del mese di novembre, il mese dei morti per intenderci. Gemme all'aria, il sole è così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e dal prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco è il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno, è vuoto il cielo e cavo al piè sonante sembra il terreno. Silenzio intorno. Solo alle ventate o di lontano dai giardini e orti di foglie un cader fragile e l'estate fredda dei morti. Fa riferimento all'estate di San Martino. Novembre è il mese dei morti, quindi dovrebbe essere il mese associato al lutto, all'inverno in qualche modo, al clima freddo, all'assenza di vita. E invece c'è l'estate di San Martino che è uno sprazzo, tra virgolette, di primavera, di assenza di gelo durante quel periodo. E dice: l'aria è come una gemma, è limpida come una gelma, e il sole è così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, cioè sei convinto di essere in primavera, e cerchi l'odorino amaro dell'albero di prugne. E questo odore lo senti nel cuore perché ormai fa parte di te, l'hai così incamerato che cerchi di trovarlo intorno a te. Ma, e qua c'è questo ma versativo che apre la seconda strofa, che è in netto contrasto con la prima.
L'albero di prugne è secco e le piante stecchite, perché appunto sono secche, non hanno foglie, segnano, tracciano trame nere, disegni nere nel cielo, nel sereno. E il cielo è vuoto, quindi non ci sono uccelli, non c'è niente, e il terreno sembra vuoto al piede che cammina sopra e produce suono. Quindi sta descrivendo, in antitesi rispetto alla strofa precedente, un paesaggio di morte in cui le piante segnano con queste trame, con questi disegni neri il cielo. Il cielo è vuoto e il terreno, appunto, non è soffice, appunto, è vuoto, camminando si sente che fa rumore. Silenzio intorno, quindi intorno non senti una voce di vita, non c'è niente che si muove. Solo alle ventate da lontano senti nei giardini e negli orti un fragile cadere di foglie. Quindi da lontano senti queste foglie cadere. Questa figura retorica fragile è riferita in realtà a foglie, però qua sta vicino a cadere. Questa è una ipallage. Perché appunto, che cos'è l'ipallage? È una figura di significato per cui un aggettivo, invece di essere legato al sostantivo di riferimento, si lega ad un altro elemento della frase, come in questo caso al verbo. Cadere fragile, fragile qua letteralmente è come se fosse usato come avverbio, un cadere in modo fragile, ma in realtà fragile è riferito a foglie, sono le foglie fragili che cadono. Quindi questa è un'ipallage, ma in realtà c'è una scelta precisa per quanto riguarda il verso e la figura. Perché sceglie di mettere fragile vicino a cadere? Perché vuole dare una sorta di sinestesia, cioè con la vista si riesce a cogliere la fragilità che tu potresti percepire con il tatto, schiacciando queste foglie secche, e quindi cerca di mixare i due sensi. Questa è l'estate fredda dei morti. Estate fredda è un ossimoro perché appunto è l'accostamento di due termini opposti. L'estate è la stagione del caldo e fredda appunto è l'esatto contrario. Questa è l'estate fredda dei morti, per dire questo è il periodo della contraddizione in essere, perché l'ambiente ti illude, sembra quasi primavera, ma in realtà è la stagione dei morti, appunto è il periodo di novembre, quindi hai l'illusione di poter avere un contatto con ciò che ritorna e invece questo contatto non è possibile. Come vedete, il tema della morte è una costante in Mirice. Andiamo avanti e andiamo a pagina 569 e leggiamo un altro componimento molto breve che si lega sempre al filone del temporale perché questa volta si intitola Il lampo. Anche questa è una ballata piccola, vedete abbiamo una strofa di endecasillabi ed è una ballata piccola perché appunto la ripresa è formata soltanto da un verso. Questa volta protagonista è il lampo. E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida in sussulto, il cielo ingombro, tragico di spatto. Bianca bianca, nel tacito tumulto, una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo e esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte nera. Allora, la ripresa. Cielo e terra si mostrarono qual erano, cioè si mostrarono per com'era, la luce li ha illuminati nella notte. Qua il verbo si mostrò e diciamo ha una concordanza alla latina, cioè concorda con il soggetto più vicino. In realtà si mostrarono dovrebbe essere, invece concorda alla latina solo con terra. Quindi cielo e terra apparvero per quello che era, perché il lampo d'improvviso come un flash illumina e poi sparisce. La terra ansante, perché appunto è stata sgombrata dal vento, quindi sembra quasi ansimare, livida. In sussulto perché appunto è agitata per questa tempesta, e il cielo invece pieno di nubi, tragico di spatto. Allora, la terra si mostra ansante, devastata, scura e in sussulto. Questo è un climax ascendente perché le tre connotazioni aumentano di intensità. Stessa cosa le tre successive per quanto riguarda il cielo. Il cielo era ingombro perché appunto pieno di nubi, tragico perché annunciava la tempesta, di spatto perché era completamente stravolto. In questa visione, bianca bianca, ripetere bianca va a sottolineare il contrasto anche a livello di colori. Vedete come i sensi intervengono? Questa è una poesia simbolista.
in cui i sensi hanno un luogo centrale. Bianca, bianca, in questo tumulto tacito, questo è un ossimoro perché un tumulto non può essere silenzioso, apparì e scomparve d'improvviso una casa. Gli ultimi due versi sono una similitudine. Una casa bianca come un occhio che, largo, impaurito e esterrefatto, si aprì e si chiuse all'improvviso in questa notte nera. Nella notte nera è una allitterazione della N. Ancora una volta abbiamo una casa che viene illuminata nella notte per poi sparire. Una casa bianca che si contrappone al tumulto che c'è intorno. Ancora una volta, come nel tuono, la contrapposizione tra una casa che è diversa dal re, sembra essere non toccata dalla tempesta, dal lampo, e il resto che invece è completamente sconvolto. Il perché, vi ho detto, la casa diventa il simbolo del nido. La casa è ciò che non viene contaminato dal contatto con la natura, che in questo caso turba. Allora, ritorniamo ai nostri, alla nostra produzione e passiamo all'altra raccolta, I Canti di Castelvecchio, noti anche come Mirice autunnali. Allora, sono stati scritti appunto Canti di Castelvecchio perché appunto sono stati scritti quando Pascoli si trasferisce a Castelvecchio di Barga. Perché canto di Castelvecchio? Allora, canti rimanda alla tradizione della poesia alta di Leopardi. Se ricordate, le opere di Leopardi, gli idilli, rientrano nella raccolta Canti. Castelvecchio è appunto il luogo in cui lui si trasferisce e fa riferimento a questo luogo umile e privato in cui Pascoli ricostruisce il nido. Anche qua abbiamo un'epigrafe e l'epigrafe praticamente che cosa dice? Omnes arbusta iuva domilesque Mirice. Questa qua era l'epigrafe dei Canti di Castelvecchio. A tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici. L'epigrafe di Mirice invece era arbusta iuva domilesque Mirice. Piacciono gli arbusti e le umili tamerici. Qua aggiunge omnes arbusta iuva domilesque tamerici. A tutti piacciono, quindi allarga ancora di più il pubblico per dire che bisogna riscoprire il sublime nelle piccole cose. Se Mirice è dedicata al padre, i canti di Castelvecchio sono dedicati alla madre, quindi c'è una continuità tra le due raccolte, anche se ci sono delle differenze. Innanzitutto, i canti di Castelvecchio sono delle poesie più lunghe e sono più articolate, perché appunto Pascoli approda ad una maturità maggiore. Poi anche il ritmo ha un carattere più narrativo, i versi sono più lunghi, c'è l'uso del simbolo ovviamente, ma il ritmo è più pacato, anche la punteggiatura è meno frequente rispetto ai componimenti che abbiamo visto poco fa. Diciamo che i testi non vengono ordinati per metri come in Mirice, ma vengono ordinati scandendo, diciamo, la vita di campagna, le fasi della vita di campagna. Quindi viene chiamato dalla critica romanzo delle stagioni, perché c'è un certo filone tematico che collega i vari componimenti. E poi, altra caratteristica, diciamo che si fa più presente nei canti di Castelvecchio la tematica erotica, quindi non immaginate cose strane, il contatto tra Pascoli e il tema dell'amore, dell'eros legato alla vita, ovviamente sempre in modo molto velato, perché Pascoli ha una visione un pochino conflittuale con l'eros e soprattutto non riesce ad accettare il fatto che la sorella si sia sposata e sia andata via dal nido, è come se fosse rimasto emotivamente un bambino, quindi non riesce a concepire che un uomo possa, o una donna possano abbandonare il nido per farsi una famiglia. Quindi c'è questo rapporto un po' particolare con il mondo dell'eros. Quindi è sempre celato, ma dietro l'eros si nasconde comunque una sfera di tragicità, di sempre questa duplice, come dire, questa duplice tendenza che abbiamo visto essere tipica del decadentismo, un legame verso l'eros e un legame, una spinta verso il Thanatos. Allora, leggiamo la prefazione dei Canti di Castelvecchio. Non voglio che siano morti. Allora, è qui che spiega appunto dedica l'opera alla madre. E sulla tomba di mia madre rimangano questi altri canti, canti di uccelli anche questi, di petti rossi, di cappineri, di cardelline, di allodoli, di rosignoli. Vedete com'è preciso nei nomi? Troppi. Facciano il nido, ecco qua l'altra parola chiave. Covino, cantino, volino, amino almeno qui, intorno a un sepolcro. Poiché la crudele stupidità degli uomini li ha ormai aboliti dalle campagne, non più così belle, e dal sempre bel cielo d'Italia. E sono anche qui campane e campani e campanelle che suonano a gioia, gloria, messa a morte, semplicemente a morto. Troppo, troppa questa morte?
Crescano e fioriscano intorno all'antica tomba della mia giovane madre queste milicie, diciamo cesti o stipe autunnali, ecco le milicie autunnali, di mia madre che fu così umile e pur così forte, sebbene al dolore non sapesse resistere se non poco più di un anno, perché appunto dopo, è morta poco dopo rispetto al padre, al marito. Seguì mio padre e qui devo chiedere perdono anche questa volta di ricordare il delitto che mi privò di padre e madre e via via dei fratelli maggiori e d'ogni felicità e serenità nella vita. No, questa volta non chiedo perdono. Io devo, il lettore comprende, io devo fare quel che faccio. Altri uomini, rimasti impuniti e ignoti, vollero che un uomo non solo innocente ma virtuoso, sublime di lealtà e bontà, e la sua famiglia morisse e io non voglio, non voglio che siano morti. Quindi, come vedete, nella prefazione Pascoli dedica questa raccolta alla madre e ancora una volta ritorna il tema del nido distrutto, perché dice, con la morte di mio padre quelle persone hanno ucciso la mia famiglia e io non voglio che quelle persone, che la mia famiglia sia morta, io voglio in qualche modo ricostruire il nido. La poesia rende eterna, ha una funzione eternatrice, rende eterni e provo a rendere eterno i miei attraverso i miei testi. Allora, dei canti di Castelvecchio noi leggiamo Nebbia, che è qui perché sul vostro libro non c'è, La mia sera, che sul vostro libro, se non sbaglio, non c'è, e leggiamo prima dal vostro libro così ci togliamo il pensiero. Aspettate un attimo. Allora, andiamo a pagina 603. Dov'è? Non è questa la vostra pagina. E leggiamo Il Gelsomino Notturno. Allora, Il Gelsomino Notturno è uno dei testi più noti di Pascoli. Come vedete, è più lungo, continua poi nell'altra pagina, è più lungo rispetto alle poesie tratte da Mirice. Questa poesia è stata composta in onore, diciamo, di questo amico Gabriele Briganti che si era sposato praticamente per omaggiare questa nuova coppia, Pascoli dedica loro una poesia. Il gelsomino notturno è un fiore che si schiude di notte. E che cosa dice Pascoli in questo componimento? Paragona, diciamo, il fiore che si schiude nella notte all'unione, diciamo, tra questi due che porterà alla nascita di una nuova vita. Quindi, come vedete, compare la tematica erotica che in Mirice non è presente. Sono strofe, sono tutte quartine. Di novenari, come vedete, sono tutte in rima alternata. Come vedete, lo schema metrico è composto da minuscole perché appunto siamo con versi inferiori al decasillabo. E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari. Allora, che dice qua? Di notte si aprono i fiori notturni, appunto il gelsomino, nell'ora in cui io penso ai miei cari morti. Il tema della morte è sempre presente. E in mezzo ai viburni, cioè agli arbusti fatti di questi fiori bianchi, sono apparse le farfalle della sera, che non sono le farfalle di giorno belle colorate, ma sono le falene. Anche qua c'è una coesistenza tra la notte e tutto ciò che è legato alla morte e la vita. Quindi in questi, voi immaginate, sta calando la sera ed è l'ora in cui Pascoli pensa ai propri morti. In questa stessa ora si schiudono dei fiori notturni, il gelsomino, e in questa, diciamo, in questi arbusti con questi fiori bianchi cominciano a volare delle farfalle, che non sono le farfalle del giorno, sono le farfalle della notte, le falene, che hanno questi colori sul grigio, sul marroncino chiaro. Proprio anche in questo c'è una netta contrapposizione tra dei colori che rimandano al tema della decadenza, della morte, e delle anime, cioè delle creature, i fiori e le farfalle che rimandano alla vita. Da un pezzo si tacquero i gridi, la sola una casa bisbiglia, sotto l'ali dormono i nidi, come gli occhi sotto la ciglia. Da un pezzo non si sentono più grida, cioè non ci sono più rumori. Solo là una casa bisbiglia, cioè solo in una casa si sente parlare delle persone, c'è qualcuno ancora sveglio. I nidi qua è una metonimia perché diciamo, è il contenitore per il contenuto. Sotto le ali dormono i pulcini, dormono gli uccellini sotto le ali della mamma uccello che li sta proteggendo, come gli occhi riposano sotto le ciglia. Qua c'è una similitudine, quindi i nidi che dormono sotto le ali sono come gli occhi che dormono sotto le ciglia. Quindi la descrizione è una descrizione molto tenera di silenzio e di tranquillità. Ancora una volta il nido è visto come luogo della tutela e c'è un contrasto tra la casa che fa rumore e il silenzio della notte nel nido.
Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse. Splende un lume là nella sala, nasce l'erba sopra le fosse. Allora, dai calici aperti, che sono questi calici aperti? Sono i calici del gelsomino, quindi da questi fiori aperti viene su un odore di fragole rosse. Praticamente questo profumo di fragole, questo profumo intenso viene fuori da questi fiori. Mentre c'è questa scena, nella casa si vede un lume nella sala. Quindi immaginate questi fiori che mandano questo odore inebriante e contemporaneamente lo sguardo si sposta alla casa dove c'è una luce. E continua dicendo: sulle fosse, le fosse sono le tombe, nasce l'erba. Quindi in questo contesto di buio, di notte, c'è una luce in casa, nella sala, e da questi fiori che si aprono di notte viene fuori questo odore inebriante, è la vita che si sta formando. Quindi questi calici potrebbero essere anche un'allusione alla vita stessa della donna che è pronta ad accogliere appunto il marito e la vita che sta per nascere. Allora, un'ape tardiva sussurra, trovando già prese le celle. La chioccetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle. Un'ape tardiva, cioè che non è tornata in tempo nell'alveare, sussurra, cioè produce dei rumori, un ronzio, trovando occupate le celle, quindi è rimasta senza posto sostanzialmente. Mentre la chioccetta, che è la costellazione delle Pleiadi, per l'aia azzurra, il cielo è paragonato ad un'aia, va con il suo pigolio di stelle, mentre in cielo si vedono le Pleiadi. E dice: sembra una chioccia con dietro tutti i pulcini. Quindi questa è un'analogia. Quindi voi immaginate, la natura sta ritornando al proprio posto, l'ape ritorna dopo aver lavorato e non trova posto perché è arrivata tardi. E in cielo si vedono le stelle, e le stelle sembrano una chioccia con tanti pulcini dietro. Quindi ancora un'immagine materna nel cielo. Per tutta la notte si esala l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala, brilla al primo piano, si è spento. Quindi per tutta la notte si sente quel profumo dei gelsomini che va via, che viene diffuso con il vento. Intanto si vede passare, si vede salire la luce, il lume lungo la scala, brilla al primo piano e poi si spegne, coi punti sospensivi, perché ci fa capire che è arrivata alla sala, si è spostata alla camera da letto, quindi la luce non serve più, perché appunto c'è l'incontro amoroso. È l'alba, si schiudono i petali, un poco gualciti, si cova dentro l'urna molle e segreta, non so che felicità nuova. È l'alba, i petali si richiudono, i petali un po' sgualciti, che sono stati toccati, che sono stati manipolati, che sono un po' appassiti, aperti durante la notte, si chiudono. Si cova, quindi si custodisce dentro quest'urna molle e segreta e in quest'urna sta crescendo una nuova vita, una nuova felicità. In quest'ultima strofa c'è la spiegazione di tutto il componimento. I petali che si chiudono sono sì i petali del gelsomino notturno, ma rappresenta anche l'utero di questa donna che ha accolto il seme durante l'incontro sessuale con il marito e dentro di sé cova, sta custodendo, sta portando avanti che cosa? Una nuova vita. Ecco che il ventre materno viene visto come un'urna, un contenitore molle e segreto, perché sta celando appunto una vita che verrà fuori dopo 9 mesi. Ma urna è un termine che rimanda anche alla sfera della morte, perché l'urna è il contenitore delle ceneri di un cadavere. Quindi, se noi consideriamo che cominciamo a morire con la nascita, vi rendete conto perché Pascoli chiama urna il ventre materno. E vi rendete conto che visione disturbata e turbata Pascoli abbia del sesso. E poi, invece, qual è il parallelo? Che c'entra? Perché i fiori sono un po' sgualciti? Perché le api sono arrivate a sono entrate a prendere il polline, quindi dall'altra parte hanno spostato il polline da una parte all'altra. Quindi c'è un'analogia tra l'ape che arriva nei fiori e la donna che riceve praticamente il seme da parte del marito. Questo è un regalo che Pascoli fa al suo amico per il matrimonio. Lasciando stare tutti i commenti che sicuramente starete facendo in questo momento, pensate alla visione, come cambia rispetto a Mirice, un componimento più lungo, una punteggiatura più distesa, ritorna sempre l'uso dell'analogia, del simbolo, eccetera, però c'è questa tematica, ad esempio, legata all'Eros che in Mirice non era assolutamente presente. Rimangono costanti altre tematiche, come, ripeto, il tema della morte,
ma il tutto assume una sfaccettatura, una sfumatura differente. L'altro testo che leggiamo da Candidi Castelvecchio, il vostro libro lo dà come testo, diciamo, integrativo, quindi dovete guardarlo direttamente da qui. Sono praticamente strofe composte, la poesia si intitola Nebbia, quindi siamo ancora legati al contesto, diciamo, della natura che turba. E Nebbia potreste paragonarlo, ma non vi dico come, con Nevicata di Carducci. Mi aspetto una vostra interpretazione. Allora, sono strofe composte da tre novenari, un ternario, un novenario e un senario, cioè usa dei versi che solitamente non vengono utilizzati. Il novenario sì, il senario ni, il ternario è un verso composto da tre sillabe, ecco qua, o trisillabo si chiama anche. Solitamente non vengono utilizzati nella letteratura italiana proprio perché Pascoli sta sperimentando. Questa è la cosa interessante della poesia di Pascoli. Allora, lo schema metrico è sbagliato, ragazzi. Perché se questo è un novenario, va con la A minuscola. È tutto minuscolo, non ci sono decasillabi, è sbagliato questo schema metrico. Allora, si rivolge praticamente alla nebbia e qui usa una figura, un artificio che Pascoli deriva dalla metrica provenzale. Cioè fare iniziale le strofe tutte con una sorta di anafora, tutte con lo stesso termine, nascondi. Perché sottolinea questa necessità del nascondere? Perché appunto non vuole che si vedano le storture dell'uomo. Nascondi le cose lontane, tu nebbia impalpabile scialba, tu fumo che ancora rampolli sull'alba, dai lampi notturni e dai crolli d'aeree frane. Quindi nascondi ciò che è lontana, sono degli imperativi, sta dando un comando, non è un invito. Nascondi ciò che è lontano, tu che sei una nebbia impalpabile e scialba, sei appunto, hai un colore così poco definito, poco intenso. Impalpabile e scialba è una dittologia, cioè sono due aggettivi uniti da una congiunzione che descrivono un unico soggetto. Tu che sei un fumo che ancora ti fai sentire sull'alba, sei ancora presente, forte quando è alba. Che vieni fuori dai lampi della notte e dai crolli delle frane. Quindi tu che sei questo fumo che sembri venire fuori, sei presente sia nell'alba sia quando crolla qualcosa. Tu nascondi ciò che è lontano, non farmi vedere ciò che è lontano. Nascondi le cose lontane, nascondimi quello che è morto, che io veda soltanto la siepe dell'orto, la mura che ha piene le crepe di valeriane. Nascondimi ciò che è lontano, nascondimi chi non c'è più, chi è morto, non farmi vedere i morti, non farmi soffrire. Fammi vedere soltanto la siepe dell'orto. Orto, qua ragazzi, lo dovete intendere come latinismo. Hortus in latino vuol dire giardino. Fammi vedere soltanto la siepe del mio giardino. La siepe, che cos'è qua? È un simbolo di chiusura. La siepe che è il muro pieno che ha tante crepe, ma in queste crepe cresce l'erba, cresce la valeriana. La valeriana, voi sapete che ha una funzione di sedativo. Quindi stai dicendo non farmi vedere ciò che è lontano, non farmi vedere ciò che non dipende da me, tipo la morte dei miei cari. Fammi vedere soltanto la siepe, quello che io ho costruito per proteggere il mio giardino, nelle cui crepe cresce sì la vita, la valeriana, valeriana che mi consola perché appunto ha valore sedativo. E qui vedete la differenza della siepe con leopardi. Nascondi le cose lontane, le cose sono ebbre di pianto, che io veda i due peschi, i due meli soltanto, che danno i soavi lor mieli per il nero mio pane. Nascondi le cose lontane, le cose che sono ubriache di pianto, allontana ogni forma di dolore, ciò che è pregno di pianto, di lutto. Fammi vedere soltanto due peschi, i due meli, quello che è il due, la coppia, due peschi, due meli, che producono questo miele. Buono per il mio pane nero, quindi fammi vedere soltanto ciò che dà conforto alla mia vita. La vita è vista come il pane nero. Il pane solitamente è un'antitesi questa, o se volete anche un ossimoro, perché il pane per definizione è bianco. Il pane nero può essere il pane fatto con la farina integrale, quindi con un prodotto meno, diciamo, elaborato, un pane frutto di lavoro, ma che non porta di fatica.
di labor in senso lato del termine, ma che non porta ad una piena realizzazione, non porta alla felicità, porta sempre alla sofferenza. Quindi fammi vedere soltanto ciò che può consolarmi, far vedere ciò che dalla natura può produrre consolazione. Nascondi le cose lontane che vogliono che ami e che veda, che io veda là solo quel bianco di strada che un giorno ho da fare tra stanco dondon di campane. Scusatemi, è venuto il singhiozzo. Nascondimi le cose lontane che vogliono che io provi comunque amore e che vada avanti. Quindi nascondimi ciò che da lontano, nascondimi anche i miei cari che mi invitano ad andare avanti ad amare. Fammi vedere soltanto quella strada bianca che un giorno mi porterà dove? Al cimitero. Quella strada che ho da fare un giorno tra uno stanco don don di campane. Don don è una onomatopea esplicita perché riproduce il suono delle campane ed è un esempio di linguaggio agrammaticale o pregrammaticale. Quindi fammi vedere soltanto la strada che mi condurrà alla morte, morte come fine di tutto, non farmi andare avanti, non farmi amare, perché per la cattiveria dell'uomo potrei perdere anche quello. Nascondi le cose lontane, nascondile, involale al volo del cuore, che io vederci presso, là solo, qui, solo quest'orto, qui presso sonnecchia il mio cane. Nascondi le cose lontane, nascondile, ripete, è quasi un'invocazione. Involale al volo del cuore, sottrai queste cose al volo del mio cuore. Il volo del cuore è una metafora, il cuore che viaggia, quindi sottrai queste visioni al volo del mio cuore. Involale al volo, vi dice la nota, è una figura etimologica. Che vuol dire che è una figura etimologica? Che i due termini sono connessi perché derivano dalla stessa radice. Fammi vedere soltanto il cipresso, quindi il simbolo della morte. Fammi vedere solo quello, solo là da lontano, e qui fammi vedere solo quest'orto, questo giardino, presso cui sonnecchia il mio cane. Se il cane sonnecchia vuol dire che il giardino è tranquillo, quindi Pascolo è riuscito a ricreare il nido e a dargli tranquillità, per cui non ha bisogno di, come dire, di sentirsi agitato. Fammi vedere da lontano la morte come altra culla in cui io posso trovare quiete, e da vicino fammi vedere soltanto il mio giardino, lo spazio in cui io ho ricostruito il mio nido, perché c'è quella siepe che la delimita. Siepe che è piena di fratture, perché la cattiveria, la violenza l'ha lacerata, ma dentro la quale cresce la valeriana, quindi la natura che mi consola. In questo caso la nebbia rappresenta la natura che consola, perché appunto sta chiedendo aiuto, nascondimi le cose che mi fanno stare male, fammi vedere soltanto ciò che c'è di bello, insomma, ciò che mi ha permesso di vedere e di cogliere tranquillità. Ultimo testo che leggiamo oggi, tratto dai Canti di Castelvecchio, è La mia sera. Anzi no, lo leggiamo la prossima volta, La mia sera. Vediamo un po' quanto manca. Sì, lo leggiamo la prossima volta. Ciao!